Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video sulle Mega Funko Pop da 46 cm. Oggi è il quarto appuntamento che facciamo perché se ben vi ricordate avevamo già fatto Harry Potter, avevamo già fatto Batman e anche Iron Man. Vi lascio qui sopra la playlist dove potete andarle a recuperare, sono una più bella dell'altra, ragazzi io non le ho prese tutte perché in realtà ci sarebbe anche Pikachu, ci sarebbe anche Baby Groot, quindi ce ne sono alcune da 46 centimetri che però non mi facevano impazzire, non erano dei personaggi che io volevo assolutamente collezionare e dunque questa è la mia quarta. L'ho dovuta comprare in America, ragazzi, è un'esclusiva del sito Funko e francamente nonostante l'ho cercata tanto anche di prenderlo sul sito Funko Europe, purtroppo non era mai disponibile, alla fine ho optato per comprarla direttamente in America, pagandola sì un pochino di più, però insomma avendo la certezza di averla qui. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sotto vi lascio il canale Telegram Visio TV, molto importante perché io vi mando sempre una notifica ogni volta che arriva un nuovo video. Quindi se non vi volete perdere nessun aggiornamento, unirvi al canale è sicuramente una cosa molto molto importante. Allora ragazzi, non vi dico quanto pesa, è una cosa esagerata, credo che sia, non vi dico pieno ma quasi, perché è veramente pesante, sicuramente il più pesante di quelli che abbiamo visto fino ad ora. Come svilupperemo il video? Ovviamente adesso vi faccio vedere la scatola, poi l'apriamo insieme, così poi ci possiamo guardare più da vicino questo Darth Vader. Raga, credo che sia a mani basse la più spettacolare, perché comunque è munita anche di spada, poi insomma Vader è un personaggio molto molto particolare, sicuramente sono sicuro che vi potrà piacere. Dunque, bando alle ciance, ci spostiamo, cambiamo verso della camera ed andiamo a scoprire questo Darth Vader. Allora ragazzi, eccoci qui, stiamo dando uno sguardo alla scatola. La pop è la numero 569, 18 inch, 46 centimetri. È un'esclusiva Funko.com. Come vi raccontavo, io l'ho dovuta acquistare in America, ovviamente Star Wars Darth Vader. Poi andiamo a guardare le parti laterali, dove ci fa vedere il nostro personaggio. Sulla parte posteriore praticamente c'è la stessa cosa, e possiamo dire che anche il secondo lato ci mostra la stessa immagine. Va bene? Quindi scatola molto semplice, esattamente in linea come tutte le altre pop da 46 centimetri, quindi non possiamo esporre il nostro personaggio all'interno della scatola come spesso siamo abituati a fare, anzi come sempre siamo abituati a fare con le pop, ma queste grandi le dobbiamo aprire per forza, altrimenti non vediamo nulla. Quindi a questo punto io direi che ci siamo, procediamo con l'apertura. Perfetto ragazzi, eccolo qui, finalmente l'abbiamo unboxato. Devo dirvi
veramente uno spettacolo. Soprattutto mi ha sorpreso immediatamente la colorazione dell'elmo, che è con questa plastica lucida che va a simulare alla perfezione l'elmo che poi è stato utilizzato durante le riprese del film. Quindi molto molto lucido, veramente uno spettacolo. Sapete, vi ricordate bene che molto spesso le pop hanno qualche piccolo difetto di colorazione. Devo dirvi che francamente per questo Vader invece la colorazione è molto molto precisa. È vero che essendo nero si nasconde un po' di più un eventuale difetto, però sicuramente sembra fatto veramente molto bene. Molto curata tutta la parte della strumentazione che ha sul petto, la stessa cosa la possiamo dire sulla cinta. Posso dirvi che forse la spada non mi fa impazzire, anche perché ci sono una sorta di piccole bollicine d'aria all'interno, non sono proprio bellissime. Qui se Funko voleva usare, magari avrebbe dovuto illuminare questa spada, aggiungere un paio di piccole pile. Sicuramente illuminata sarebbe stata meravigliosa. Per quanto riguarda le lenti del casco di Vader, sono state colorate in una versione marroncina, che se non sbaglio dovrebbe essere episodio 4 quando ha le lenti, diciamo, in questa colorazione. Non sempre Vader ha le lenti diverse, qualche volta è tutto completamente nero. Devo dirvi che io apprezzo molto questa cosa, mi piacciono le lenti che vanno a spezzare dal nero del casco, quindi tutto sommato molto molto bello. Bello anche il mantello, la stessa cosa la possiamo dire per i pantaloni, che sono ben scolpiti e ben realizzati. Anche per quanto riguarda lo stivale, che torna ad essere lucido esattamente come l'elmo. Ragazzi, tutto sommato la pop è veramente bellissima, la andrò ad aggiungere ovviamente alla mia collezione, perché tutte insieme poi sono sicuro che saranno meravigliose quando magari ce ne abbiamo 5-6 grandi. Già adesso a 4 devo dirvi che l'effetto è veramente bellissimo. Comunque devo dirvi che fra Harry Potter, Iron Man e Batman che abbiamo visto fino ad ora, probabilmente questo Vader ha qualcosa in più e lo metto in cima alla classifica di quelle uscite fino ad ora. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like meraviglioso come questo Vader. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto, se magari lo avete acquistato anche voi o se invece vi ho fatto venire la voglia. Lasciatevi sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con i prossimi video, chissà quando usciranno le nuove mega Funko Pop. Comunque, se saranno personaggi importanti, magari come Joker, magari come Spider-Man, sicuramente li vedremo sul canale. Qui da Visio e da Darth Vader è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!